niente, a bulli, vai, c'è street food, no street food, street food, c'è cibo di strada, c'è tu, se tu vuoi mangiare una pizza solenne, tazzir, forchette e coltello, tazzir a tavolino, bicchiere di vino in questo caso, ma noi facciamo la pizza medievale gaetana, era una focaccia. Io ci metto le olive perché dobbiamo pure dare importanza al lupo, le olive di Gaeta, l'olio di Gaeta, come ho fatto omaggio a Sgroia, ha fatto un campione di questa pizza medievale sarebbe la focaccia, cioè che noi la chiamiamo pizza ma in effetti era focaccia, quindi noi manteniamo in giro le focacce, se ci sarà, penso che ci sarà chi si mette a fare un venditore di questi beni. Boh, se ci si guadagna qualche soldino lo pongo, troverà il modo per farci qualche spesa. Non c'erano ancora, non c'erano ancora. E chi l'ha detto che c'era? Ho detto che c'era. No, sto dicendo che la focaccia anche, non c'era. Anche per questo non c'era. Il codex parla che il mugnaio dava al vescovo, in cambio del fitto dei locali presi al Garigliano, 12 pizze, spatole pulli, quindi pollo, e spatole di porco. Quindi prosciutto, polli, e quindi la focaccia sicuramente conteneva qualcosa di stanza giù. Voi sapete, se tu vedi una focaccia senza nulla sopra, pure mangiare. Ma io stavo nel negozio poco fa, sono entrato a portarmi a prendere le focacce, è venuta una signora e voleva pure lei la focaccia, però le ha date quello senza niente. No, voglio come questa. Vedi il campione che ti ho fatto fare io, perché è migliore questa? Perché tu quando mangi la focaccia ci sta l'olio che, cioè, ti dà un po' di umido, no? Se ci sta un po' di prosciutto, pasta, però è una focaccia più ricca. Ed era il cibo dell'epoca. Per cui se questa focaccia dell'epoca serviva a pagare il fitto, perché valeva 12 focacce, più un po' di pollo, più prosciutto, quello valeva un fitto di un mulino. Quindi aveva un valore nutritivo e anche economico. Ne dava 12 a Natale e ne dava 12 a Pasqua. Noi non ne diamo 12, noi una sola non ci sono, basta che ce la fa e ci vita la focaccia gaetana medievale. È un prototipo fatto da Sgroi, dal forno Sgroi. Un'altra che sta giù l'ha fatta mia cognata, che se andiamo giù a bar e ce andiamo a mangiare tutta assieme. Questo è il prototipo che noi vogliamo offrire come Upong, anche per affermare, e ce n'è bisogno, lo posso garantire che ce n'è bisogno, per affermare l'oliva di Gaeta DOP, per affermare l'olio di Gaeta DOP. Perché stiamo facendo il censimento degli ulivi come Upog, altrove dicono che gli ulivi di Gaeta sono pochi, sono solo per esigenze familiari, ma non è così. Nel Medioevo ce n'erano tante, tante, tante di ulivi e si produceva tanto, tanto olio, che Gaeta era la città più luminosa del Tirreno, era il porto più illuminato. C'è un'altra pergamena che adesso stanno cercando, dove esiste una transazione per la pasta di pizza, scritto pasta per la pizza. Ancora 60 anni precedenti alla parola pizza, c'è anche una transazione nel pergamene che sta al Museo di Cesare, dove si parla di vendere, di comprare pasta di pizza, quindi il termine pizza è la relativa pasta, che poi portava anche dolci, biscotti e altre cose di questo genere. Gaeta era grossa, era forte. Quindi noi come Upog lanciamo la pizza medievale gaetana come focaccia, che lo era e lo sarà, e continuiamo a dire che le olive e l'olio si dovranno proteggere ancora meglio. Tanto è vero che durante le degustazioni nelle pizzerie che andremo a fare, le contrade, questa è un'altra novità, io vi rappresento l'Upog, le contrade, quindi Casaregolo, Montecristo, Sant'Agostino, Monte de Cong, dove ci sono le olivi, i produttori se lo fanno per l'oro e se vogliono far vedere l'oro buono che hanno, perché se lo fanno per l'oro, ma se ce n'hanno in abbondanza lo possono vendere, porteranno, se vorranno, un loro campione con la scritta da dove proviene e quant'altro, e istituiremo anche il premio Olio delle Contrade. Oggi c'è il premio Olio delle Colline. Gaeta non appartiene al programma Olio delle Colline, non appartiene fino a quando adesso non si farà la delibera per fare il censimento, lo stanno a fare, dopodiché faremo la domanda, perché Gaeta è il diritto naturale, storico e reale di appartenere all'area geografica dove si produce l'olio delle colline. C'è qui Salvatore Tremonte che si danno una mano. A lui gli diamo il compito, avevo anticipato prima, di chiedere la sostituzione della targa Piazza Gelasio, perché è sbagliata. Perché Piazza Gelasio non basta, deve essere scritto Piazza Gelasio II.
perché ce n'è stato un altro prima, l'ultimo Papa Negro era Gelasio I, non interessa il Papa, Gelasio II, nato a Gaeta 1060, incoronato Papa a Gaeta 10 marzo 1118. Questa è la targa che metteremo a Piazza Gelasio il 10 marzo con la presenza dei Cavalieri Templari. E chi altro vorrà venire come ordine cavalleresco? La possiamo mettere? Bianco e rosso, guarda. Bianco, bianco, rosso, rosso. Per la riuscita dell'illuminare è necessario che ci siano dei divulgatori di cultura popolare, perché non basta presentare la 997 se uno non sa effettivamente che è la data in cui diciamo, il Codex Diplomaticus Gaetanus annuncia la nascita della pizza Gaeta, quella che oggi è considerata una focaccia. L'inaugurazione della pizza medievale Gaetana. Focaccia che nel 997 veniva usata da Gaeta. Noi ci abbiamo messo anche le origini di Gaeta. È la prima volta in Che era una focaccia che adesso abbiamo mangiato e speriamo che se la mangiano tanti altri gaetani e gli ospiti di Gaeta che verranno presto del finale. Siamo d'accordo? Auguri! Come la musica della bandiera? La musica della bandiera lo sa com'è?